Buon pomeriggio e benvenuti al consueto appuntamento con Lombardia Notizie Online. Oggi con noi il vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala. Buon pomeriggio Fabrizio. Buon pomeriggio a tutti voi. Partiamo subito con due notizie di carattere economico che interessa molto chi lavora, chi fa azienda e chi deve affrontare questa crisi totalmente inaspettata. Sì, stiamo approvando una serie di delibere per venire incontro appunto a questa emergenza Covid per le imprese, per i lavoratori. E un, cito alcune delibere che abbiamo approvato eh, molto importanti. La prima abbiamo stanziato 7,5 milioni di euro per credito alle imprese eh, piccole, eh, medie e microimprese e eh, professionisti ed è un Primo pacchetto economia, cosa facciamo con questa delibera? Eh, andiamo in, in aiuto appunto di queste imprese, di questi professionisti sul versante del credito utilizzando la garanzia Confidi, è una delle manovre che le imprese ci avevano più chiesto e siamo andati a recuperare questi eh, 7 milioni e mezzo di euro sui fondi europei eh, che avevamo ancora in cassa. Quindi. Questo è un, un piccolo aiuto, però, immediato alle imprese per dare a loro la liquidità e eh, le, le delibere che noi approveremo avranno sempre più la caratteristica di avere meno adempimenti burocratici. Ecco, ci state segnalando eh, quando ci sono delle difficoltà e noi man mano interveniamo perché in questo momento dobbiamo essere assolutamente veloci per raggiungere le imprese. Eh, sulla semplificazione eh, della burocrazia stanno lavorando un po' tutti gli assessori che, eh, eh, che hanno competenza in materia economica, infatti su queste delibere hanno lavorato eh, oltre all'assessore Mattinzoli che si trova in convalescenza ma sta lavorando insieme a noi e ha partecipato anche in remoto all'ultima all giunta eh, insieme all'assessore Melania Rizzoli e all'assessore Fabio Rolfi. Poi, Abbiamo approvato un'altra delibera, sempre che riguarda le piccole, le medie e le micro imprese, che eh, dice una cosa molto importante. Quelle che sono riuscite ad avere un contributo e dovevano iniziare una fase di progetto per la quale avevano avuto questo contributo, hanno i termini congelati per l'attuazione della fase. Cioè, essendo entrati in emergenza Covid, non dovranno rispettare i termini. Dell'avvio di fase di sviluppo, quindi viene tutto posticipato e quindi rimangono loro i contributi e possono continuare a, a operare. Eh, il provvedimento è, sta, è, sta, è denominato eh, genius in questo caso. Nei prossimi giorni daremo tutti i dettagli sul nostro sito internet in modo che tutte le imprese possano avere tutte le informazioni. Ecco, Vicepresidente Sala in queste ore si è parlato molto. Eh, della proposta del Presidente Fontana, eh, quella che viene definita un po' più in generale da tutti fase 2, noi in Lombardia l'abbiamo chiamata nuova normalità e domani c'è un appuntamento molto importante che va in questa direzione. Sì, eh, ricordiamoci una cosa molto importante, tutte le leggi, i provvedimenti che Regione Lombardia prende in materia economica le confronta da sempre con un tavolo che si chiama eh, Patto per lo Sviluppo. Questo tavolo vede il sistema delle Camere di Commercio, vede le associazioni di categoria, vede le parti sociali, i sindacati, insomma, insomma tutti i, eh, i principali rappresentanti della vita sociale e economica della nostra Regione. Allora che cosa abbiamo voluto fare? Noi abbiamo, è uno dei tavoli che abbiamo convocato subito dopo i primi casi, ricordo che giovedì avevamo avuto il primo caso di Covid e il lunedì avevamo già convocato questo tavolo per dare informazioni alle nostre imprese per recepire da loro, dalle attività economiche, un po' le loro indicazioni e i loro problemi. Allora abbiamo allargato questo tavolo, cioè abbiamo creato una sorta di stati generali eh, con il titolo verso la nuova normalità, abbiamo chiesto a delle università di affiancarsi a questo tavolo, abbiamo quindi aperto all'università categorie produttive, eh, sindacati e anche ai capigruppo dei, delle rappresentanze politiche che abbiamo in Consiglio regionale, quindi un po' tutta la rappresentatività della Regione Lombardia. Di cosa discuteremo? Discuteremo... E cominceremo ad abbozzare quali sono i metodi per riaprire, per riaprire lentamente, per riaprire in modo scaglionato, sono tutti i temi che eh, discuteremo durante questa riunione: se dobbiamo avere gli orari scaglionati, eh, quanto dovremo scaglionare le persone sui mezzi pubblici e quant'altro. Lo facciamo. Con gli interessati, lo facciamo con la parte politica, quindi i rappresentanti dei cittadini, lo facciamo con la scienza, cioè con le università. Ecco, attraverso questo confronto, secondo noi, è una buona base operativa per riuscire ad avere un pacchetto che possa essere utile alla riapertura. Riapertura che riguarderà, lo sappiamo, sulle attività produttive eh, è eh, diretta competenza del Governo, nel senso che sarà il Governo a definire. Quali attività riapriranno? Noi pensiamo che questo lavoro può essere assolutamente utile anche per il governo perché, ricordiamolo molto bene, la Lombardia è una regione che ha avuto uno tsunami in materia di infezione da Covid. Quindi è molto importante che dai diretti interessati, anche dal nostro mondo della scienza, che non è secondo nessuno oltre a quello dell'economia, eh, vengano delle indicazioni utili per poter affrontare questa che noi abbiamo chiamato la nuova normalità. Insomma, dobbiamo cominciare piano piano a eh, riprendere i ritmi che avevamo prima, probabilmente non eh, come avevamo prima dell'emergenza Covid, ma lentamente verso una normalità, dobbiamo farlo nel modo più corretto. E per arrivare alla decisione più corretta c'è bisogno il contributo di tutti. Questo è il motivo per cui il presidente Fontana ha voluto creare questo tavolo importante che sono sicuro che produrrà degli elementi essenziali per poter continuare a operare nella sicurezza dei nostri cittadini, dei nostri lavoratori e per far riprendere la nostra economia. Tra i comportamenti corretti Sicuramente due temi che stanno particolarmente a cuore alla Regione Lombardia, al vicepresidente Fabrizio Sala: spostamenti e app per appunto cercare di monitorare quella che è la diffusione del virus. Allora, come sapete, l'ultimo eh, decreto del governo ha ampliato un po' qualche attività che può eh, riaprire e eh, quindi eh, il dato che abbiamo a ieri sapete che noi. Abbiamo sempre i dati del giorno prima, cioè di mercoledì 15 aprile, noi abbiamo un dato di mobilità pari al 42% un, di un giorno normale, quindi la mobilità in Lombardia sta salendo. Avevamo passato eh, un weekend, il weekend di Pasqua, con una mobilità molto molto bassa, lo ricordiamo, avevamo un 25% sia Pasqua e Pasquetta, poi dopo martedì siamo risaliti al 40% che era un dato eh, di poco superiore a quello della settimana scorsa ed ora siamo al 42%, 42% che dobbiamo eh, andare indietro 25 giorni per, per ritrovarlo. Quindi la mobilità della Lombardia si è sicuramente alzata. Noi eh, pensiamo che questo sia dovuto principalmente alle maggiori attività eh, produttive, attività economiche che si sono messe in moto però chiaramente ricordiamo eh, l'appello molto importante a quello che abbiamo chiamato distanziamento solidale, cioè rimaniamo distanti per solidarietà agli altri, rimaniamo in casa se possiamo farlo, usciamo solo per necessità o per lavoro, non ci stancheremo mai di fare questo appello e lo ricordiamo ancora, è l'unica arma scientificamente testata, oggi conosciuta per combattere il Covid. Ecco, eh, abbiamo detto mh, che è importante appunto anche mantenere sempre l'attenzione sull'aspetto sanitario, quindi eh, riproponiamo un flash, un, un, un appello a tutti quanti di utilizzare la nostra app. Sì, ecco, allora noi dobbiamo ribadire ancora una volta l'importanza di questa applicazione. Eh, Oggi è impensabile, impossibile per ogni Stato al mondo testare contemporaneamente tutta la popolazione, ma è possibile riuscire a dare un dato, anche se non strettamente sanitario, ai nostri virologi, alla nostra centrale operativa e perché no, anche poi al governo che sta sviluppando anch'esso la sua applicazione. Quindi i nostri dati sono perfettamente compatibili. Quindi avendo noi l'emergenza, avendo vissuto prima di tutti lo tsunami e in modo anche pesante, è utile che raccogliamo questi dati, è utile che ogni cittadino si senta in dovere di scaricare questa applicazione allerta LOM e di compilare il questionario, questionario che va compilato in continuazione, anche una volta al giorno, anche se non cambiano i sintomi. Cioè, il questionario deve essere fatto sistematicamente perché così noi riusciamo ad avere una fotografia giornaliera di quello che è lo stato della Lombardia sui sintomi del contagio da una parte e sugli spostamenti. Guardate, questo è un dato veramente eh, necessario anche eh, per le nuove misure che possono essere prese. Eh, più sarà. Più sarà scaricato, più avremo utenti, più sarà veritiero e più avremo la mappatura anche delle zone per prevenire dove possiamo intervenire prima, dove possiamo spostare risorse, dove possiamo spostare personale, dove possiamo anticipare la crisi. Quindi lavoriamo per anticipare i problemi che possiamo avere dopo, oltre ad avere un valore scientifico inestimabile. Chiedete ad ogni eh, scienziato, ad ogni ricercatore che si sta occupando di questa malattia, di statistica, di virologia e quant'altro, e vi dirà che questi sono dati assolutamente fondamentali. Quindi in questo momento, tra l'altro, grazie alle compagnie telefoniche Vodafone, Tim, Win3 e Iliad, state ricevendo su tutti i vostri cellulari, parlo dai lombardi, un sms eh, per scaricare l'applicazione è un SMS autorizzato dalla Protezione Civile, è un SMS chiaramente che viene mandato in ogni emergenza e calamità, l'abbiamo fatto anche in questo caso perché è veramente importante che questa applicazione venga scaricata. Sgombriamo ancora una volta il campo dalla questione privacy, ormai eh, è chiaramente testato che il questionario è assolutamente anonimo, quindi ma è importante che noi riusciamo ad avere i dati. Se voi andate a prendere poi il questionario quando scaricate questa app che su Android potete scaricare su Google Play e sull'iPhone sull'Apple Store, vedete che eh, dovete innanzitutto spuntare come vedete dalla grafica in alto, ci deve essere il, il pallino verde su coronavirus. Io vi consiglio di lasciare anche tutti gli altri verdi in modo da essere informati anche su tutti gli altri rischi che avevamo già attivi sull'applicazione in materia di protezione civile, di territorio e quant'altro. Una volta che avete fatto questo in basso eh, digitate salva, avete una spiegazione di come funziona l'applicazione, potete leggerla e a questo punto potete partecipare, come vedete partecipo al questionario. Vedete che si inserisce sesso, età, e poi si comincia a inserire una condizione medica rilevante sono il sovrappeso il diabete o l'ipertensione nessuna delle precedenti ecco questo è importante indicarlo e poi ecco questo l'unico dato di geolocalizzazione è il comune in cui abitate quindi vi chiediamo di inserire solo il comune in cui abitate e il codice di avviamento postale oltre al comune in cui lavorate e al codice di avviamento postale. Quindi noi non possiamo sapere in che via siete quant'altro, ma il comune dove lavorate e il comune dove abitate. Questo è molto importante perché almeno noi sappiamo gli spostamenti dei lavoratori da che aree si spostano. Quindi si riesce a capire in un momento di diffusione del contagio come si sta muovendo anche la popolazione che lavora. Infatti la domanda è se usciamo di casa? per lavoro se facciamo smart working o quant'altro e poi questa è una domanda importante nelle ultime due settimane abbiamo avuto contatto con persone che sono risultate positive al covid-19 cioè che hanno fatto il tampone e sono risultate positive tampone faringeo quello ufficiale si sì. No, non so, questa è una domanda molto importante. Attenzione, due settimane fa, non prima, non ci interessa il dato di prima perché noi dobbiamo avere una fotografia, come vi dicevo, attuale. È molto importante rispondere in modo corretto a queste domande. Poi abbiamo ancora, se nelle ultime due settimane abbiamo frequentato dei luoghi che sono stati chiusi per Covid-19, anche qui sì, no, eh, non so. E poi qualche domanda sulla vostra situazione. No, qual è la temperatura corporea? Ci misuriamo la febbre e digitiamo qual è la temperatura. Poi abbiamo gusto e olfatto alterati, perché questi sono alcuni delle sintomi, dei, dei sintomi della malattia eh, Covid. Eh, possiamo scegliere se il gusto, l'olfatto entrambi oppure no? Poi abbiamo anche la domanda se abbiamo tosse e che tipo di tosse abbiamo le diverse opzioni. Poi Abbiamo eh, la domanda se soffriamo di dolori muscolari, se avvertiamo un senso di stanchezza, se abbiamo iniziato a soffrire di congiuntivite anche qua nelle ultime due settimane, sempre nelle ultime due settimane, non prima. Abbiamo avuto qualche forma di raffreddore anche leggero nelle ultime due settimane, sì, forte, leggera o no. E a questo punto l'informativa della privacy semplicemente perché? Perché voi dovete darci l'ok okay al fatto che possiate inviare questo questionario, sebbene sia anonimo, ma dovete darci l'ok okay alla privacy. Non, ris non risaliamo al vostro cellulare, non risaliamo al vostro nome e cognome, ma è importante che questo venga fatto. Guardate, non ci stancheremo mai di ribadire l'importanza. Ecco, chi invece l'ha già scaricata si troverà questa... Schermata che ha due tasti rossi in altro. Allora, per compilare il questionario per ricompilarlo, perché va ricompilato. Noi abbiamo adesso 750.000 persone che hanno scaricato l'app e un, oltre 1.300.000 questionari fatti. Cioè, molte persone l'hanno fatto eh, più di una volta. Dovete continuare a farlo rispondendo alle stesse domande, anche se non cambiano i sintomi, anche se non cambia la condizione. E, quindi per compilare questo basta cliccare cerca Covid che è il tasto rosso in alto a destra. Abbiamo un altro tasto che è il tasto informazioni, cioè le nuove ordinanze, qualsiasi comunicazione che la Regione Lombardia vi fa eh, di tipo sanitario in base a nuove notizie che abbiamo sull'emergenza. Cliccando su informazioni si riescono ad avere tutte quante le informazioni eh, in questa materia. Questo è un Bene, po' ci sembra un una spiegazione chiara e esaustiva. Vediamo quindi quelli che sono i dati della giornata di giovedì 16 aprile. Tamponi diciamo e... una cosa, eh, perdonami, prego, prego. ecco. Una cosa. Stiamo lavorando, non è, non è facile, ma stiamo lavorando eh, settimana prossima riusciremo a mettere sul cellulare anche i questionari per farlo fare ai vostri parenti. Ai vostri figli, ai vostri genitori, ai vostri nonni, cioè a chi non ha il cellulare o non ha dimestichezza e quant'altro, quindi eh, tra una settimana circa l'applicazione verrà aggiornata in modo che possiate compilare il questionario anche per altri. Questo mi sembra una, giusto, una giusto. risposta importante alla domanda che ci facevano eh, gli anziani: come fanno? Quindi ecco, possiamo, possiamo fare in questo modo. Il tempo è una settimana per aggiornare l'applicazione. Quindi stavamo dicendo i dati di giovedì 16 aprile, tamponi effettuati 232.674.000 più 10.706, tamponi positivi 63.094 più 941, terapia intensiva 1.032 meno 42. Decessi 11.608 più 231, ricoverati non in terapia intensiva 11.356 meno 687, dimessi 39.098 più 1.439 e passiamo poi invece a quelli che sono i dati suddivisi per province. Abbiamo sempre ovviamente eh, sui casi positivi eh, Como 2233 più 79, Varese 1953 più 69, Monza 3932 più 54, Milano 14952 più 277. Per quanto riguarda invece la città di Milano 6160 più 102, Lodi 2626 più 39, Pavia 3390 più 74, Sondrio 864 più 5, Lecco 1986 più 4, Bergamo 10. 11.518 più 46, Brescia 11.355 più 168, Mantova 2.691 più 36 e Cremona 5.273 più 71. Questi sono dunque i dati della giornata. Assessore possiamo dare un giudizio anche se abbiamo sempre detto che i giudizi vanno dati più su scala di eh, medio periodo che sulla giornata, sì, però vanno, sono dati vanno sempre valutati come abbiamo detto in eh, più giorni. Eh, abbiamo alcuni dati che possiamo giudicare dati migliorativi come i dimessi, come le terapie intensive. Abbiamo ancora tanti decessi, quindi noi dobbiamo dire eh, chiaramente che siamo in piena ancora in fase 1. Cioè, noi siamo ancora nella fase dell'epidemia e più rispettiamo le regole eh, che abbiamo dato e di cui siamo certi, perché in tutto il mondo vengono applicate, unica arma per sconfiggere questo virus, in particolar modo in Lombardia come in alcuni paesi nel mondo dove il contagio è più forte, è coprirsi naso e bocca quando si esce da casa con un indumento o una mascherina. Quindi se noi rispettiamo queste regole... È molto importante perché riusciremo ad abbassare sempre di più il tasso del contagio. Prima scendiamo con il contagio, prima e più entriamo nella fase 2. Quindi la fase 2 dipende da quanto noi saremo capaci di rispettare queste regole e di rallentare nel modo più forte eh, questa epidemia. Ricordo ancora, lo so che qualcuno si arrabbierà o mi insulterà, ma io lo voglio ricordare ancora, allerta all'OM è di fondamentale importanza. Guardate, tutti noi abbiamo bisogno di quello strumento per poter andare avanti, per poter uscire dall'emergenza, per poter pianificare la fase 2. Detto questo io ringrazio tutti quanti, tutti quelli che stanno... Eh, lavorando eh, incessantemente a questa emergenza, ve lo diciamo eh, tutti i giorni a partire dai sanitari, dai volontari, da anche i lavori più umili, dagli addetti alle pulizie, dai trasportatori, da, da, dalle persone che oggi si occupano di logistica e che stanno facendo uno sforzo incredibile per rifornire alimentari e quant'altro, dal personale anche che lavora in questi esercizi e che si trova davanti tante persone e quindi si sente di essere più a rischio, a cui sempre ripetiamo di avere la mascherina davanti a naso e bocca o di coprirsi naso e bocca. Quindi il ringraziamento va a tutti quanti e poi lo faremo ancora nei prossimi giorni, ma ringraziamo tutte le istituzioni, ringraziamo il mondo intero che ci ha aiutato e ci continua a aiutare in questo momento difficile per la nostra regione, un momento che era assolutamente imprevedibile, ma che ci sta vedendo nella maggioranza dei casi, nella maggior parte dei cittadini, reagire in modo positivo. Grazie a tutti voi riusciremo a uscire finalmente da questa emergenza. Bene, buona serata a tutti per tutte le notizie e gli aggiornamenti www.lombardianotizie.online. Ringrazio anche la redazione Davide Bertani, Valentina Colombo, Peppe Meduri, regia Paolo Zoncada e per la Lingua dei Segni Ramona Sala. Buona serata e arrivederci a domani.